Molti di noi, costretti a rimanere a casa, sono in questi giorni avvinti da un senso di irresolutezza e di impotenza. Altri invece sono costretti a lavorare. I medici e gli infermieri non li ringrazieremo mai abbastanza e soprattutto è lecito temere, non li ringrazierà abbastanza il governo dello Stato italiano, i governi e gli stati in giro per questo continente e per il mondo, e forse proprio da loro nascerà la sana rivoluzione di cui questa nazione, questo continente e questo mondo avrebbero bisogno. Ecco, io oggi vorrei parlare invece di alcune categorie che lavorano e soffrono in silenzio e nel silenzio. Io le vedo di fronte a casa mia, sono per esempio gli autisti dell'autobus. C'è un capolinea dell'autobus di fronte a casa mia e io vedo questi autobus partire e arrivare praticamente deserti, con questi autisti solitari nascosti dietro le loro mascherine, che immagino in qualche modo malinconici più che impauriti, e ancora più malinconici più che impauriti immagino quelli che guidano le metropolitane che partono sotto casa mia. Immagino una loro solitudine anche i tassisti, una solitudine diversa, ancora più caricata di paura, poiché non si può evitare di caricare i clienti, ma i clienti ti mettono a rischio. Ma soprattutto noto ogni sera la solitudine dei netturbini o degli operatori ecologici, o come li si voglia chiamare. Ecco, già in passato li vedevo spazzare nel silenzio della notte il mercato, e ora sempre più soli mi sembrano la categoria più a rischio, più triste e più dimenticata.